Va al Pineto il derby della 14ª di D tra la formazione di Amaulo e un rimaneggiato Chieti rimasto orfano in settimana, oltre che di capitan viscido, anche di Zetti, Fusaroli e Copponi. Il tecnico Mariani, costretto a rinunciare anche allo squalificato albanese, recupera Trozzo in difesa. Amaulo invece ritrova il capitano Roberto Stacchiotti, ma deve rinunciare allo squalificato di Rosa e all'infortunato Proietti. Spazio dal primo minuto anche al neoacquisto Mariani a centrocampo, mentre l'ultimo arrivato, l'attaccante ex Gravina Palumbo, parte dalla panchina. Il baby Chieti, come accaduto nelle ultime gare, scende in campo senza alcun timore reverenziale e, complice anche una stentata partenza dei locali, al 14esimo passa in vantaggio a sorpresa con Faella, che raccoglie un lungo lancio dalle retrovie, supera Sogna e piazza il diagonale chirurgico all'angolino dove Mazzocchetti non può arrivare. Il Pineto potrebbe avere immediatamente l'occasione per ristabilire la parità, infatti sul capovolgimento di fronte Antenucci si procura un calcio di rigore che però poi lo stesso attaccante calcia debolmente, favorendo la parata in due tempi dell'ottimo Ronchi sugli scudi anche al 21esimo, quando riesce a deviare con la punta delle dita il velenoso diagonale di un cacciatore oggi in gran giornata. Il numero 10 svaria su tutto il fronte d'attacco, serve compagni, smista il gioco e al 32esimo su calcio piazzato è proprio lui a siglare la rete del pareggio pinetese, anche se sulla conclusione incide una leggera deviazione che mette Ronchi fuori dai giochi. Una sfida nella sfida, quella tra il numero 10 pinetese e l'estremo teatino, che si fa trovare pronto al 38esimo sulla gran botta dal limite. Ma nulla può al 42esimo, quando con una bella azione personale cacciatore semina il panico in area teatina per poi infilare l'estremo nero-verde sul secondo palo, ribaltando il risultato e siglando la doppietta personale. Si va così al riposo sul parziale di 2-1 in favore dei locali. Avvio di ripresa bruciante per il Pineto, che dopo appena due minuti sfiora il tris. Ancora cacciatore presente su tutti i palloni, serve Ciarcelluti che supera Ronchi in uscita ma provvidenziale, e la chiusura del neoentrato Giacomazzi. Ma il gol è nell'aria e arriva due minuti più tardi sugli sviluppi di un corner, quando proprio Ciarcelluti è bravo ad addomesticare la sfera in area e a piazzarla sotto l'incrocio. Al 10esimo intanto Amaulo decide di far esordire con la maglia bianca-azzurra anche il neo arrivato Roberto Palumbo, attaccante di categoria arrivato a Pineto nella tarda serata di venerdì, che va a rilevare Antenucci. La partita potrebbe sembrare chiusa per Stacchiotti e compagni, invece i giovanissimi del Chieti, con la forza della disperazione, continuano a giocare e provano a riaprire le sorti del match. Al 13esimo Russo, entrato molto bene in partita, serve Alessandroni, anticipato di un soffio. Passano 6 minuti e proprio da una sortita di Russo in area il Chieti riesce a guadagnare un prezioso penalty assegnato per un fallo di mano di Pisani. Alessandroni dal dischetto non sbaglia, accorcia le distanze e riapre la partita. Ma proprio nel momento migliore del Chieti, alla mezz'ora, Palumbo si conquista un calcio di punizione da posizione centrale che lo stesso centravanti pennella con una parabola imparabile, bagnando l'esordio con un gran gol che permette al Pineto di chiudere i giochi. La magia si potrebbe ripetere anche al 42esimo, ma questa volta Ronchi compie l'ennesimo miracolo di questa partita. Ultima occasione del match al 46esimo per Tuccia, con la sfera che termina poco distante dal palo lontano. Matura così l'ennesima sconfitta per un Chieti che pecca di inesperienza, ma gioca a viso aperto una partita che tenta di tenere aperta fino alla fine, in attesa di un'altra importante partita, quella che si giocherà domani in tribunale, dove si terrà l'udienza prefallimentare della società. Per il Pineto una vittoria importantissima che consente ai biancazzurri di fare un bel balzo in avanti in classifica e agganciare la Civitanovese a quota 15, in attesa di altri due scontri diretti uno dietro l'altro con Monticelli e Recanatese. L'inesperienza ti porta anche errori che si dovrebbero evitare, tipo qualche punizione di troppo dal limite dell'area, e sapevamo che loro avevano calciatori che la palla la mettono dove vogliono, però credo che ce la siamo giocata fino in fondo e sul 3-2 sinceramente pensavo che potevamo fare qualcosa di più dal punto di vista del risultato. Poi io non so sinceramente
quello che accade tra la società e poi il contesto che è in questo momento a Chieti. Io mi auguro che qualsiasi cosa accada sia assolutamente per il bene della città di Chieti, della parte sportiva della città di Chieti, perché merita sicuramente ben altro. Noi non possiamo guardare la società, è da tempo che lo dico, noi facciamo un percorso diverso che è quello di campo. È chiaro che spero che sia l'ultima partita senza rinforzi. Anche personalmente sto cercando di parlare con ragazzi che hanno fatto delle cose importanti nel calcio e che possono ancora dare tanto. Poi è chiaro che qualcuno andrà via ancora, però contiamo di allestire una rosa competitiva, perché fino ad oggi non l'è stata. Non è mai facile affrontare questo genere di partite dove sembra il risultato è scontato e dove noi avevamo tutto da perdere. E la concentrazione non è facile tenerla alta, preferisco giocare con la prima in classifica con una squadra con qualche problema che ha il Chieti. E per di più siamo andati sotto di un gol, quindi in quel momento siamo stati almeno sereni e lucidi per ribaltare il risultato e portare a casa questi tre punti. Avevamo tre gare insidiose, la prima l'abbiamo affrontata, adesso ci proveremo fin da domani per la prossima gara contro il Monticelli. Dobbiamo ripartire da qualche miglioramento che abbiamo fatto oggi, lavorare su questo e cercare di diventare squadra, di essere un po' più solidi, perché magari diciamo ancora prendiamo qualche gol di troppo.